sta cominciando veramente a riempirsi questa nostra via, questo nostro centro di Capo d'Orlando con tantissime migliaia di persone che stanno affluendo proprio nel centro orlandino per godere di questa settima edizione di Little Sicily con le eccellenze di Sicilia. Parliamo ancora di eccellenze di Sicilia. Ho qui una persona fisica e un campione del mondo in bottiglia. Ma andiamo per ordine, partiamo dalla persona fisica, diamo il bentornato a Vittorio Alfieri che rappresenta Slow Food Nebro. Di buonasera Vittorio e bentrovato su Radio Italia anni 60. Buonasera a voi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Oh, ci mancherebbe, solo un piacere. Intanto presentaci questo campione del mondo che hai in mano. Dico subito che parliamo di una bottiglia di vino, scusami, di olio e di oliva, giusto? Sì, esattamente. Prima tu hai detto giustamente come il sottotitolo di Slow Food, la Sicilia che eccelle, no? Devo dire che una delle eccellenze di noi siciliani è l'accoglienza, credo che tu sarai d'accordo con me. Assolutamente Infatti, il d'accordo. campione del mondo è un siciliano acquisito, perché viene prodotto a Vetralla, Viterbo, siamo nel Lazio, ma noi lo conosciamo grazie ad un'azienda siciliana che è quella Priatorio di Vincenzo Che Sambataro a abbiamo Tusa. conosciuto prima. Esatto, e quindi noi di Slow Food Nebro ti siamo orgogliosi di avere tra i vari stand questo olio che si chiama Athos, è un blend di frantoio e moraiolo. Delle cultivar che qui da noi non sono così diffuse, quindi non va a togliere niente a nessuno. E che appunto nelle scorse settimane al New York Olive Oil Contest è stato premiato come best in class, quindi il migliore della categoria. Ti voglio subito chiedere, io sono un grande appassionato di cucina gourmet, quando capita vado insomma nei ristoranti piuttosto particolari. Questo è uno di quei vini che possiamo trovare in un ristorante gourmet, magari uno stellato Michelin, dove riusciamo ad intingere un po' di pane, sai, quello che Assolutamente sì, lo infatti trovo. senza fare nomi, i ristoranti stellati italiani lo prendono e anche in Sicilia, anche se non ci sono poi dei riconoscimenti ufficiali, abbiamo degli ottimi ristoranti dove si Moltissimi, fa sì, è vero. una cucina splendida e si trova ad esempio a Milazzo, si trova a Santa Cata di Ok. Militello, a Tusa, quindi anche a Sant'Agata lo Messina, so. anche a Messina, Sant'Agata esatto, lo so. sei un Sì, per intenditore. questo te l'ho chiesto, perché conoscevo già il prodotto e il fatto che tu mi stia raccontando anche l'eccellenza che rappresenta questo prodotto mi dà la misura di quanto sia importante questo tipo di attività e di quanto sia importante anche l'attività di Slow Food, di cui tu sei rappresentante per i Nebrodi, non solo per la nostra zona, ma anche per l'Italia. Mi spiego meglio. Attraverso Slow Food, il vostro lavoro, il tuo in particolare, riusciamo a veicolare i prodotti dei nostri Nebrodi nelle tavole italiane di successo. Bravissimo, infatti mi dai degli assist sensazionali. Questo diciamo che è un gemellaggio, è uno scambio culturale, come noi oggi abbiamo l'olio dell'azienda Traldi di Francesca Boni, i nostri prodotti spesso e volentieri varcano lo stretto, penso ad esempio al gemellaggio fatto con Slow Food di Friuli Venezia Giulia sulla lavorazione del suino, noi per il suino nero e poi lì, insomma, senza fare nome, anche lì il Friuli ha un brand che non ha bisogno di presentazioni. La filosofia Slow Food è proprio questa, che si contrappone a quella di fast food, dove, senza voler criticare, ma è un dato di fatto, si mangia velocemente, male, Male. non conoscendo le persone che stanno accanto. Questa è la cosa più triste per noi. All'inverso, la filosofia Slow Food è quella di mangiare piano, capire cosa si sta mangiando, Soprattutto parlare con i commensali. con i produttori e con coloro i quali condividono quell'esperienza, perché poi alla fine mangiare bene è un'esperienza sensoriale, vuol Assolutamente dire d'accordo. coccolarsi, farsi bene, stare bene anche di salute, perché poi Certo. andare a risparmiare, parliamo dell'olio d'oliva, no? Al supermercato si trova a prezzi indecenti, ma quell'euro che si risparmia per ogni bottiglia, poi negli anni noi lo pagheremo in farmaci. È vero. Saranno contente le case farmaceutiche, ma il nostro corpo un po' meno. Assolutamente d'accordo con te. Peraltro c'è da dire che le eccellenze che noi celebriamo anche attraverso manifestazioni come questa vanno a fare il paio anche con le eccellenze che riusciamo anche a come dire, coniugare con le nostre eccellenze. Quindi insomma, parlando di tavola, parlando di gastronomia, parlando di alta cucina, ci sono delle interazioni, per esempio tra vino e un prodotto che arriva dal Friuli, tra il nostro olio e un prodotto che arriva dalla Sardegna, un formaggio che arriva dal Lazio. Insomma, si riesce tramite Slow Food, ma anche e soprattutto tramite dei produttori che fanno rete ad avere una buona immagine del nostro prodotto, soprattutto in Italia, perché insomma si sa, in Italia si mangia bene, molto spesso però non sappiamo cosa abbiamo nel piatto. È proprio così, in alcuni luoghi, e qui devo ripetere,
devo ricordare nuovamente l'amico Vincenzo Sambataro, lui lo fa da anni prima ancora di sfoggiare il vessillo Slow Food. Da lui si incontra proprio tutta l'Italia, perché si trova, già trovare tutta la Sicilia sarebbe un bel traguardo, certo. Sai benissimo ad esempio il pane nero di Castelvetrano, piuttosto che la pesca di Bivona, piuttosto che la cipolla di Giarratane, però abbiamo appunto il gemellaggio con Lazio, con la Sardegna, con il Friuli. Quindi anche farla apposta ha nominato proprio le regioni con cui abbiamo gemellaggi in corso. Hai visto. E quindi è un trionfo della sicilianità, ma anche dell'italianità in tavola, che poi il bello è questo, perché come dicevo prima presentando l'olio Athos, non pesta i piedi a nessuno, nel senso ha delle caratteristiche organolettiche che sono differenti da quelle degli oli siciliani, che sono altrettanto splendidi, però si abbinano magari su piatti differenti. Vittorio, ti voglio chiedere in chiusura, e poi ci salutiamo anche se la chiacchierata potrebbe durare anche ore, però ti voglio chiedere se io, utente finale, consumatore, appassionato, a commensale, volessi trascorrere un'esperienza Slow Food, un'esperienza sensoriale col gusto, dove posso farlo? Qua in zona voi organizzate qualcosa, avete una rete che può dare questo tipo di informazioni, una pagina Facebook, non so. Sì, sì, Slow Food Nebrodi ha sia la pagina Facebook, ma diciamo proprio per la filosofia a cui facevamo cenno prima, Slow Food cammina sulle gambe delle persone, quindi siccome siamo noti non per meriti, ma perché comunque viviamo in un territorio in cui ci si conosce tutti, quantomeno di vista, quindi ad esempio il nostro fiduciario, il ragioniere Angelo Pedano, o il nostro segretario, che salutiamo insieme al nostro segretario, il dottor Americo Salerno, che poi tra l'altro sono gli artefici della presenza di Slow Food Nebrodi qui a Capo d'Orlando, a Little Sicily, grazie a Slow Food regionale col presidente Sara Gugliotta. Sono, dico, persone note assieme al sottoscritto che si occupa del tesseramento e della comunicazione, quindi per qualsiasi informazione, quindi riferimento... chiunque può diventare un sostenitore di Slow Assolutamente Food. Sì, poi in questo periodo sono in corso, si chiuderanno nel mese di giugno delle cene Slow Food, okay, in alcuni locali del territorio, perché il nostro territorio di competenza va da Tusa a Montalbano e Licona, in cui con un prezzo veramente simbolico, 20 euro per i soci, 25 euro per chi non lo è ancora, si può fare un percorso enogastronomico in locali di un certo livello con prodotti di qualità. Ecco. Benissimo, ok. Allora tu già mi hai fatto venire la quella in bocca, e quindi io verrò ad una di queste cene, almeno una, ci vengo volentieri. Con piacere. Grazie. Vengo a voi. Con Adriano, siamo due buone forchette, insomma, proprio di non ce ne sono. Fammelo sapere prima, perché se viene Adriano le sì, scorte devono fare... Sì, è vero, ci vuole più roba. Allora, grazie a Vittorio Alfieri, è stata veramente una bella chiacchierata, mi auguro di poterla fare ancora tanto presto. Andate a trovarli nel loro stand qui a Little Sicily, e comunque seguite la pagina Facebook, ci sono tante cose interessanti da sapere, se volete mangiare bene, bene, insomma, il posto si trova e anche il tempo. Grazie Vittorio, a tra poco.